sono appena stato a Tijuana Flat e mi scoppia la pancia. Ciuschi! Che roba! Allora, c'è da dire, Tijuana Flat, oggi ho preso un piatto nuovo. Perché io vado sempre con quelli collaudati, no? Il mega chimichanga, collaudatissimo. Perché non voglio pigliare un piatto a caso e poi non c'è niente da mangiare, dopo c'ho fame, poi c'ho fame. Allora, per oggi mi è venuta l'idea, basta, adesso oggi ne piglio una a caso. Ho preso la tostada. Devo dire che non era male. E quando è arrivato ho detto, orca puzzola, ma quanta roba c'è. Praticamente 8 tartine, così, con sopra formaggio fuso, jalapeno, cipolline, così, no? Poi ovviamente ti danno la salsina messicana e il sour cream, che è una specie di formaggio bianco, una crema bianca, che lì senza niente fa cagare, ma di brutto, Cioè, mangiarla così fa schifo. Però insieme va bene. Poi ovviamente salsine piccantissime. Poi c'avevo anche il contorno di patatine. Perché io conosco il direttore. Allora ha detto, vuoi anche delle patatine così in omaggio? Ho detto sì. Con guacamole sparata. $11. Ti dico solo questo. $11. Adesso ho messo il video, l'ho fatto in HD, si vedrà poi. E lì giù commenti negativi. Sì, ma io... Poi, però, la cosa bella di Tijuana Flat è che ho letto la storia. Praticamente, chi ha fondato Tijuana Flat era un giovane di 23 anni, Brian Wheeler, uscito dal college, fatto UCF, University of Central Florida, e ha detto, voglio aprire un ristorante, no? Non aveva mai aperto nessun ristorante, anzi, praticamente quello probabilmente era il suo primo lavoro. Gli americani, per pagarsi gli studi, lavorano sempre da giovani nei fast food, così. Comunque, il primo lavoro vero, apre un ristorante. Non aveva soldi, gli ha chiesto ai genitori $20,000, non erano pochi, ma non erano neanche tanti. I genitori infatti all'inizio non glielo vogliono dare, poi glieli danno, lo apre, non lo apre qui a Jackson, lo apre, non mi ricordo, Clearwood, una città, cercate voi su Google. E adesso c'ha 75 ristoranti, una catena, cioè milioni di dollari. Oh, porca puzzola, cosa c'è qua? Cioè, questo qui $20,000 è diventato milionario. Ma io dico, in Italia poi il concetto della catena c'è poco, Cioè, uno può anche aprire un ristorante, però non penso con $20,000. Cioè, $5,000 ti partono subito solo dal notaio. Poi i permessi, quello, quell'altro, e lui... Cioè, se compri... Cioè, no, ovviamente quello lì non avrà comprato il locale, l'affittare il locale. Secondo me $20,000 è proprio una merdina. In Italia non ci fai niente. Poi si vede subito... Tipo l'ultima volta al report, no, quell'altro, presa da dietro, no? Faceva vedere che alcuni hanno aperto dei ristoranti, sono diventati famosi, sono diventati ricchi in Spagna, ma non in Italia. C'è tutti problemi, burocrazia, così, no? Allora, questo qui invece no. Questo qui l'ha aperto. Questo qui come Steve Jobs e come Bill Gates e altri. Cioè, un giovane sminchiolato, tac, milionario. Non mi piace. E non è giusto. E non è giusto. È tutto qua. Perché i notai in Italia, cioè, devi per forza andare a fare delle robe a volte e ti fanno pagare un casino di soldi, tra l'altro. Una stronzata di deve leggere un documento, metterci la firma, $3,000. E allora, sei una scimmia. Adesso vado a vedere su Wikipedia bene la storia. Voglio vedere questo qui, che faccia da culo c'ha. No, avrà, secondo me sarà come, non lo so,
come quello di Facebook, un giovane, un punk. No, punk si dice anche, tra l'altro bellissimo nel film Bonnie and Clyde dell'italiana, che lei dice sono un punk. No, punk lo si può dire, punk ovviamente quelli lì, i punk, no? Però si può anche dire tipo, ehi, c'hai qualcosa da ridire? Punk! No, perché c'è una frase di Clint Eastwood in un film che dice, are you feeling lucky? Punk! Allora adesso glielo dico sempre a Ciuschi. Ehi, Ciuschi! Vuoi un pugno? Punk! Allora, prima di tutto, ciao a tutti!